dialogo che si è interrotto fra parti sociali e Regione Campania in un momento cruciale, emergenza pandemica e conseguente crisi nel mondo del lavoro, investimenti strategici legati al Recovery Fund, diseguaglianze che crescono. CGIL e CISL e UIL annunciano mobilitazioni per chiedere con forza che si riapra ed immediatamente il dialogo. Abbiamo pochissimo tempo e questo tempo non lo possiamo attendere nella chiusura di piazze o di luoghi del passeggio, benché utili ed appropriati, ma lo dobbiamo spendere nel dialogo. Presidente Luca, ricordiamo una cosa molto semplice, che è molto meglio sbagliare con i lavoratori che avere ragione contro i lavoratori. Credo che non possiamo permetterci che nazionalmente si fanno intese e localmente continuiamo a disattendere gli impegni. Cruciale è la questione legata alla pandemia che investe in pieno la sanità. C'è bisogno di una riforma del sistema sanitario in Campania. Ospedali al collasso, file di ambulanze davanti ai pronto soccorso. Sta venendo meno l'idea stessa di presa in cura delle persone, dice il segretario generale della CGIL Campana Ricci, che sottolinea anche come, in vista dell'avvio della campagna vaccinale di massa, sia necessario un ridisegno del comparto della sanità stessa. E su questo ci piacerebbe ragionare, così come dei trasporti e così come ovviamente delle diseguaglianze, perché c'è una grande diseguaglianza non solo economica, non solo territoriale, che è un tema, ma anche quella ovviamente sociale all'interno di questa città e tra territorio e territorio di questa regione.